Visto che parliamo di pace, vogliamo un po' ancora di pace interiore. Mandiamo un altro ricordo del nostro caro amico Gigi, che comunque è sempre con noi, giusto? È sempre con noi, l'ha fatta quasi lui questa trasmissione, se no non andavamo avanti tante volte. Mi sembra doveroso. Eh sì, ce l'abbiamo, vero? Noi. Facciamo finta che non, certo, sappiamo, ce l'abbiamo. Mandiamo, vai. Va. L'altra Italia di Basaglia, è importante questa frase. C'è la valletta, usa la valletta. E cioè pure io faccio il valletto qua. Perché? Ogni volta porto uno striscione. Perché la 180, la legge che prende anche il nome di Basaglia, è stata una legge non solo di assistenza psichiatrica migliore, che già sarebbe una cosa importante, ma è stata una legge secondo anche alcuni valori, soprattutto un valore, la pace. Lo sa perché, Andrea, io glielo dico? Perché una volta un ragazzo, entrando in manicomio ad Arezzo, che era un manicomio già liberato, mi disse, mentre si stava ricoverando: ora inizia qui il mio Vietnam. Lei c'ha la tuta mimetica. Quindi lui sapeva ed era molto. Per lui allora ricoverarsi in manicomio, anche se era un manicomio liberato, era comunque un qualche cosa che gli ricordava una guerra. Per cui la legge 180 è una legge che anche semina pace. E io credo che semini anche poesia. Alle stesse domande, questi ragazzi, com'è secondo voi il matto, dopo aver parlato con noi, dopo aver fatto questa esperienza, hanno risposto in maniera significativamente differente. Hanno recuperato della persona matta, che io uso questo termine che sembra brutto, però lo dico in maniera veramente molto affettuosa, devo tantissimo, tantissimo veramente della mia vita ai matti. Questi ragazzi hanno cominciato a riscoprire queste come persone. Persone diverse da noi, diverse da loro, però sempre persone. E allora io questa cosa che vi voglio dire così, anche io un appello, perché anche questo è cultura, è un problema di civiltà. Aver aperto i manicomi è stato un problema non tecnico, non è stato un problema di sanità migliore, ma è stato un problema anche e soprattutto di civiltà mentale. Basta. Dicevano, la psichiatria diceva, che si finiva in quel modo, come sta mostrando Pollina, perché la malattia mentale riduceva in quel modo. Invece non è vero. È arrivato Franco Basaglia su un cavallo azzurro, visto che stasera siamo un po' in questa, come stiamo raccontando una favola, un po' come c'era una volta, e forse in Italia possiamo ancora dire, possiamo dirlo proprio, c'era una volta il manicomio, perché il manicomio non c'è più. È arrivato Franco Basaglia, che ha rimesso un po' le cose a posto e ha detto: non è vero che queste persone sono ridotte così perché c'è una malattia, ma perché sono state, come diceva Ruslan, internate, rinchiuse, violentate, sequestrate. Scusate questa mia enfasi, ma sono molto arrabbiato con il manicomio, perché l'ho visto, e ho visto delle persone che avrebbero potuto essere ancora persone, che invece sono diventate in questo modo. Thank you.
Applauso, dai, voglio ringraziare Alessandro che ci sta deliziando con questi suoni incredibili che porti anche. Ci abbiamo un gelato per Alessandro? Il gelato? Gelato, conducente, dai, mamma mia, sei lento! Questa dai, cosa no, mi ha dato una botta così. Vai, grazie Masha. E te che c'hai poi? Ecco, Alessandro, no, due parole perché volevo... Ma io sto vedendo se lui sta veramente suonando è oppure lui. Tutto di paghetta sta cosa. Ma sei tu che suoni o... È tutto registrato. Sei tu. No, non c'è niente di preregistrato. L'ingresso, diciamo, audio viene tutto dalla chitarra, poi viene ovviamente trattato. Ecco, vogliamo dire ai nostri telespettatori di cosa si tratta, il tuo progetto, questo ciò che tu porti in giro, non solo in Italia, ma anche, sappiamo, in giro per il mondo, dai. Diciamo che io sono uno studente del Guitar Craft, che è una scuola che Robert Fripp... Sei troppo modesto, Sebastiano, Guitar Craft, adesso detto. Che sì, sarebbe... poi è diventato Guitar Circle. Guitar Circle? Nel 2010, no. Sì. Sì, no... E chi l'ha fatta, diciamo, sta roba? Robert Fripp, che è un, diciamo, un chitarrista inglese, insomma, di fama internazionale. Suonava con qualcuno? Suonava con i... Suona con... Con chi? Con i King Crimson. Diciamo. King Crimson! Ah. Ma tu non sei avvezzo, tu. Che ne so, roba vecchia, questi sono anziani, eh. Di cosa si tratta? Perché questo è un po' una commissione, non solo musica, filosofia, musica... Direi che sì, è un percorso che partendo dalla musica, dalla chitarra, ovviamente coinvolge inevitabilmente tutto il resto. Spirito, anima, sì. Corpo e musica. E, oggi come oggi, diciamo, l'accento è sul collettivo, sul genio collettivo, su quello che le persone possono fare insieme. Potenziale del... Parlavamo di dialogo, quindi esatto. Non c'è meglio che questo. Grazie Alessandro, un abbraccio. Grazie a voi. Grazie. Allora io no, volevo dire una cosa, aspetta. Che non... poi tutte quelle foto che passavano sotto, esatto, che sembravano anche dei commenti assurdi, ma invece erano molto pertinenti. Lo sai chi l'ha fatta? Chi non ha letto in tempo? Sergei Maximov e Olga Tsikhamirava. E chi sono? Chi sono? Altro che non quei due di prima che mi hanno visitato, i nostri due meteorologhi e medici, li vogliamo vedere? E allora, sono anche fotografi, eh? Allora, se tu mi permetti, io volevo ringraziare, oggi dal pubblico abbiamo anche uno dei nostri consulenti musicali, Antonio Donessis. Ah, questo era proprio un altro di quei chitarristi, ecco, io ho il microfono, volevo ringraziare perché... Allora, se la musica che voi sentite non vi piace, è anche colpa sua. Lui ha scritto un pezzo per Robert Fripp, ad esempio. Noi l'abbiamo messo in un film di Matrioska proprio. Antonio, ti piace la nostra musica? Ti sta piacendo? Grazie. Ti piace? Sono così bello. Alessandro. Sai il microfono? Il microfono è alla bocca.
Alessandro, è un piacere per me averlo portato qui, ma è la quinta volta che partecipa ai nostri progetti. Io sono contento che lui sia contento di partecipare, per me è un onore. Che grazie dire. Antonio. Grazie a voi. Grazie. Però il microfono si mette alla bocca, non si agita in giro così.